Wow! Comincio con 600 g di acqua, li metto nella pentola, poi aggiungo un cucchiaino circa di rosmarino in polvere, un cucchiaino di origano, una spolverata di curry e una spolverata di pepe. Curiosissimo di capire cosa stai facendo, E Diana. anzi, non dimentichiamo il sale, due bei pizzichi. E ora ci spostiamo ai fornelli. Quindi accendo e faccio scaldare l'acqua. Poi prendo la farina di mais, io ho trovato quella bianca, ma va benissimo anche quella gialla, comune, normale, che si trova in tutti i supermercati, e vado a pesare 150 grammi. 152, va Senso. benissimo. E ora ci spostiamo di nuovo ai fornelli. Adesso l'acqua, come vedete, sta bollendo, quindi aggiungo la farina e mescolo con la frusta per sciogliere i grumi. Poi la fiamma la teniamo non troppo alta, io ce l'ho a 7, e continuo a mescolare con la frusta per circa 5 minuti, fino a quando vedrete che sarà diventata bella densa la polenta. Quasi pronta, eh? Ci siamo quasi, sì. La polenta è pronta! Adesso ci spostiamo di là al tavolo. Perfetto, ci siamo! Guardate che bella consistenza! Adesso la polenta la mettiamo in uno stampo quadrato. Il mio è anche ricoperto da un foglio di carta da forno, perché così poi sarà più facile fare il passaggio successivo della ricetta. E quindi adesso verso la polenta all'interno. Adesso la distribuisco con la spatola. Uniformemente. Pensa che mio nonno ci faceva la polenta, come sto facendo io adesso, quando andavamo in campagna da lui, e la faceva raffreddare e poi la tagliavamo a pezzettini e la mangiavamo con il latte caldo. Una Chissà che bontà. buona. Sì, quando bevevo ancora il latte, tantissimissimi anni fa, comunque. Vabbè, Chiusa parentesi, adesso guardate qui la nostra polenta, la facciamo raffreddare completamente, quindi ci vorrà un'oretta circa, dobbiamo avere pazienza. Eccoci qui, la polenta è completamente fredda, adesso la rimuoviamo e la metto su un tagliere. Cosa combiniamo con questa polenta adesso? Adesso questa polenta andiamo a tagliare, quindi prendo il coltello, però il coltello lo bagno con l'acqua, perché in questo modo sarà più facile tagliare la polenta. Quindi adesso la taglio a metà, poi giro e la taglio di nuovo a metà. E adesso ogni quadrato lo dividiamo in bastoncini. Quindi vediamo un attimo. Prima ricaviamo dei bastoncini più grandi, quindi divido ogni quadrato a metà. E poi di nuovo. Poi voi potete farli grandi o piccoli quanto volete. E così otteniamo dei bastoncini, così, perfetti. Adesso riprendo la farina di mais e metto 2-3 cucchiai nel piatto. Facciamo 3. Poi aggiungo anche delle erbe aromatiche. Io scelgo origano e rosmarino. Voi ovviamente potete usare quello che vi piace, in base ai vostri gusti. Questa ricetta è bella perché potete veramente renderla di qualsiasi gusto. Anche la menta. Anche la menta, se vi piace, polenta e menta, va bene. Anche un pizzico di sale. E poi do una mescolata. Adesso cosa facciamo? Prendo dell'olio d'oliva e vado a spennellare i bastoncini. Prima da questo lato e poi li giriamo. E giriamo anche dall'altro lato e facciamo così per ogni bastoncino. Ora prendo ogni bastoncino e lo passo nel mix che abbiamo fatto di farina di mais e le erbette aromatiche. Wow, verranno dei bastoncini di polenta croccantissimi. E adesso siamo pronti per cuocere i nostri bastoncini. Quindi li mettiamo nella friggitrice ad aria a 190 gradi per 20 minuti. Pronti, partenza, via! Prima di andare a
vedere come sono venuti i nostri bastoncini. Lasciate un mi piace a questo video, ragazze, condividetelo, mi raccomando, per noi è fondamentale. E visto che siamo a Natale, siamo tutti più buoni e generosi, e proprio per questo le nostre ricette le potete trovare scritte da oggi all'interno di un ricettario digitale, e insieme avrete anche dei bonus super speciali, quindi non perdetevi questa occasione. Cliccate qui sotto nei commenti e andate a vedere cosa abbiamo preparato per voi. Pronti? Prontissimi. 3, 2, 1. Wow. Ah, wow, guarda che crosticina. Spettacolari. Senti che crosticina. Sì, sì. Mamma mia. Che meraviglia, mamma mia. Guardate qua, ragazzi. Direi che è arrivata l'ora di assaggiare, Diana. Direi di sì. Maionese. Oppure un'altra salsa che volete, fate voi. Mamma mia, ragazzi. Cosa non sono questi, Diana? Che bontà, ragazzi. Incredibili.